Le discariche attuali, e noi abbiamo fatto una scelta importante dicendo non realizzeremo la discarica a Terzigno, la terza, quella di Cava Vitiello, e non realizzeremo la seconda discarica a Serre, in provincia di Salerno, cioè quella di Valle della Masseria, le discariche attuali garantiscono un'autonomia che va da un minimo di 20 ad un massimo di 24 mesi. Noi invece abbiamo bisogno di arrivare a 36 mesi. Perché questo è il periodo che ci serve per realizzare gli impianti di termovalorizzazione senza aprire altre discariche. Ecco, noi dobbiamo recuperare tempo in questa direzione per consentire di realizzare questi due impianti che al momento, e non perché io me ne sia innamorato per questioni ideologiche o per questioni particolari, al momento rappresentano l'unica tecnologia alternativa possibile alle discariche. Giugno 2010, così Giovanni Romano, neoassessore regionale all'ambiente della Giunta Caldoro, illustrava la roadmap che in pochi mesi avrebbe dovuto ricondurre la gestione dei rifiuti in Campania nell'alveo di una ritrovata ordinarietà. Così non è stato. A 7 mesi di distanza tutto è ancora come prima, anzi peggio di prima, e la Campania, dopo aver subito 16 anni di devastazione del territorio, rischia ora di perdere anche la sfida della normalità. Se vogliamo tracciare la storia dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, dobbiamo partire dal 1994, era mi pare il mese di febbraio. Che cosa accade nel 94? Il sistema delle discariche è bloccato, non ci sono siti per lo sversamento e quindi in base alla legge del 1992 istitutiva del Sistema Nazionale della Protezione Civile, il Presidente del Consiglio di allora nomina un commissario per risolvere il problema della disponibilità delle discariche che mancavano. Ovviamente come opera il prefetto? Il prefetto opera in deroga alla legislazione vigente. Se lei prende il decreto del 1994, vede un articolo lunghissimo in cui sono specificate tutte le leggi dello Stato che il prefetto in qualità di commissario straordinario può derogare, e ci sono leggi che sconvolgono, perché sono le norme tecniche sulle discariche, sono la legislazione sugli espropri, è la legislazione sugli appalti, è la legislazione sul procedimento amministrativo. Ma il salto di qualità dell'emergenza rifiuti avviene nel 96, quando ad essere nominato commissario non è più il prefetto, ma il presidente della regione Campania, ovvero di quello stesso organo che avrebbe dovuto garantire una gestione efficiente dei rifiuti e che invece non l'ha fatto. Significa che il presidente della regione Campania, in qualità di organo straordinario del governo, potendo derogare ai tre quarti della legislazione in vigore in Italia, deve fare un'attività assolutamente ordinaria, cioè quello che in tutte le altre amministrazioni regionali fanno normalmente, cioè redigere un piano, stabilire quali sono gli impianti che si devono realizzare, appaltare le opere come si conviene e quindi attuare il piano dei rifiuti. Questo significa che il sistema commissariale dal 1996 in poi si sovrappone al sistema amministrativo locale. E infatti alla regione scompaiono persino gli uffici che si occupano di rifiuti, ma la conseguenza più paradossale è che dal 1994 in poi, diciamo di mese in mese, il Presidente del Consiglio approva ordinanze successive, ordinanze che seguono ordinanze, ordinanze che prevedono deroghe, che sono seguite da ordinanze che prevedono ulteriori deroghe, per cui il corpus giuridico del sistema della gestione straordinaria in Campania diventa un tomo illeggibile, perché nessuno sa più qual è il diritto vigente, perché ogni ordinanza è una deroga della deroga della deroga della deroga della deroga della deroga. L'apice si raggiunge con il decreto legge 90 del 2008. Se uno volesse dare a uno studente due paginette per
imparare che cos'è stato in Campania il sistema della protezione civile e di gestione dell'emergenza, gli potrebbe semplicemente dire: guarda, leggiti l'articolo 18 del decreto 90 del 2008 che si intitola Deroghe. Questo è l'articolo che prevede le deroghe alla legislazione vigente, e le deroghe alla legislazione vigente sono 3 pagine di provvedimento legislativo. Ma 3 pagine di provvedimento legislativo che prevedono la deroga alla contabilità generale dello Stato, la deroga alla legge sull'esproprio, la deroga, addirittura ci sono deroghe di norme abrogate. Si fa talmente velocemente questo decreto e quindi... Che si commettono anche errori. È grazie a questo regime derogatorio che si sono potute aprire discariche non a norma ma perfettamente legali, come quella di Terzigno all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio o di Chiaiano nell'area collinare metropolitana di Capodimonte a Napoli. Poi però il governo ha dichiarato chiusa l'emergenza e dal 1 gennaio 2010 la competenza sulla gestione dei rifiuti è tornata formalmente agli enti locali, province e regioni in testa. Con quali risultati però è sotto gli occhi di tutti. L'emergenza, cacciata dalla porta, è rientrata dalla finestra e anche l'ultimo decreto, il 196 del 2010, convertito in legge a gennaio di quest'anno e recante disposizioni per il subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, è la conferma che su questo punto la Campania è e resta una regione a regime speciale, dove ciò che è legge per il resto d'Italia non vale e ciò che vale oggi potrebbe non valere più domani. È il caso, ad esempio, dell'abbandono abusivo di rifiuti ingombranti, divenuto reato penale per la sola Campania nel 2009, cancellato nel 2010 e introdotto di nuovo da gennaio di quest'anno. Con questo decreto di conversione, nei fatti, si commissaria di nuovo il ciclo, perché il Presidente della Regione, invece di un solo commissario, può nominare un commissario per ogni inceneritore che si deve realizzare o per ogni discarica che si deve aprire. Per cui io temo che si abbia una pletora di nuovi soggetti che, ancora una volta in deroga alle norme di garanzia, di partecipazione dei cittadini, possano decidere insomma, in assoluta libertà senza controllo. In nome del fare, ad esempio, il decreto prevede persino la possibilità di derogare alla valutazione di impatto ambientale per la realizzazione delle nuove discariche. Significa che la valutazione di impatto ambientale dovrebbe arrivare in 15 giorni, se non arriva decide il Presidente del Consiglio dei Ministri. Adesso la valutazione di impatto ambientale è una procedura molto complessa nell'ambito della quale ci deve essere uno studio elaborato da scienziati che verificano quali sono gli effetti su tutti i fattori che compongono l'ambiente, aria, acqua, terra, suolo, dell'opera che deve essere realizzata. È chiaro che 15 giorni non è neanche il tempo per individuare i soggetti necessari. Quindi sono delle norme che non lo dicono espressamente, ma di fatto significa dire che queste opere si fanno con decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri in assenza di valutazione di impatto ambientale. Ma soprattutto in questo decreto di conversione non c'è nulla sull'emergenza, perché si continua a parlare di discariche e di inceneritori come se i 17 anni non avessero insegnato nulla. Si continua a perseverare anche nella logica dello smaltimento del rifiuto senza invece preoccuparsi della filiera dei materiali, cioè si indirizzano comunque le scelte verso lo smaltimento privilegiando l'incenerimento, mentre l'Europa ci dice che dovremmo privilegiare il recupero della materia, e in attesa di realizzare gli impianti di incenerimento si indirizzano le scelte verso le discariche. Quindi in realtà rispetto agli ultimi 16 anni di emergenza non cambia assolutamente nulla. Anzi, con un emendamento dell'ultima ora, fra le aree dove si potranno realizzare nuove discariche sono state inserite anche le cave abbandonate o dismesse, che in Campania sono oltre 1 migliaio. Di più, la frazione organica stabilizzata dei rifiuti, per intenderci quella che avrebbero dovuto produrre gli impianti CDR come risultato della selezione dei materiali se non fossero stati declassati a impianti di semplice tritovagliatura del tal quale, potrà essere utilizzata per la ricomposizione ambientale delle stesse cave, oltre che per la copertura delle discariche vere e proprie. Peccato che ad oggi in regione non esistano impianti in grado di produrla. E allora? Il rischio è che per togliere la monnezza dalle strade si finisca col creare un danno ambientale ancora più grave e potenzialmente irreversibile, avverte il geologo Franco Ortolani. E questo perché le cave in Campania sono tutte o di calcare o di tufo.
in ogni caso di roccia permeabile sotto la quale scorre una falda idrica di importanza strategica. E sembra un decreto scritto da alieni, cioè da persone che non vivono in questo territorio con queste caratteristiche. Ma in realtà è una scelta che non è nuova rispetto a quelle che sono le logiche che hanno caratterizzato gli interventi commissariali in questi ultimi anni. In passato si sono scelte le cave, spesso erano cave che erano già state utilizzate per lo sversamento di rifiuti abusivi, sul quale poi sono state realizzate discariche per diciamo il ciclo cosiddetto legale. Oggi si continua e peraltro le cave vengono scelte sotto un duplice profilo, da un lato come discariche e da un altro punto di vista invece si decide di utilizzare le cave per lo sversamento della frazione organica stabilizzata, ma noi ricordiamo che questo materiale è a tutti gli effetti un rifiuto. Per capirne la dinamica bisogna partire da Sarno. Qui ad esempio possiamo vedere le acque che escono da queste montagne che alimentano il fiume Sarno. Sono circa 3.000 litri al secondo, di cui una buona parte viene utilizzata per uso acquedottistico. Il resto dell'acqua scorre nella piana e si infiltra al di sotto nei sedimenti, dove viene prelevata con migliaia di pozzi per uso irriguo, potabile e industriale. Quindi tutta l'economia della pianura praticamente si basa su questa acqua che viene alimentata da queste rocce. Se al posto della roccia noi ci mettiamo materiale inquinante, noi roviniamo, inquiniamo la falda, per cui nei prossimi anni troveremo sempre meno acqua utilizzabile perché rovinata dai nostri scarichi stessi. Solo una minima parte dell'acqua fuoriesce in superficie, il resto scorre sotto i nostri piedi a pochi metri dal suolo e nelle cave spesso affiora, come si vede dalla grafica. Tutte le cave scavate, ad esempio per prelevare il tufo in pianura, arrivano a pochi metri dalla falda, per cui immediatamente una sostanza inquinante si trasferirebbe la falda e andrebbe a inquinare molte zone a valle. Quindi è un'area di una grandissima importanza socio-economica e ambientale. È un vero patrimonio della natura, del mondo, ed è un volume di acqua insostituibile. Una volta inquinata, l'acqua non si riuscirebbe a trasferire da altre zone per portarla in queste aree. Un problema che i geologi hanno evidenziato da anni, ma che la politica e i vari commissari che si sono succeduti hanno sempre finto di non sapere, salvo poi rimpallarsi le responsabilità quando il danno era già fatto. Eppure le vicende di Pianura, Villaricca, Louttaro e recentemente anche Terzigno avrebbero dovuto insegnare qualcosa. Ad esempio nella Pianura le cave sono state scavate a fossa, cioè dal piano campagna procedendo per decine di metri in profondità, come ad esempio a Chiaiano oppure alla Cava Sari di Terzigno, riempiendo di 60-70 metri queste cave di rifiuti di tutti i tipi. Questo significa aver infilato un tumore maligno in un territorio sano. Perché alla base è impossibile garantire la tenuta dei sistemi impermeabilizzanti previsti per legge, per cui sicuramente dopo poco tempo, se fossero fatti in maniera perfetta, sarebbero fuori uso e il percolato inquinante si trasferirebbe sicuramente nella falda per poi diramarsi a valle e andare a inquinare centinaia di ettari di territorio. Una trentina di chilometri più a valle, non lontano da Caserta, lo scenario più nero è già diventato una terribile realtà. Questa è la cava sovrannumerata Masseria Monti, siamo in agro di Maddaloni, e vicino a un'azienda di cui hanno fatte sono del 600, un posto particolarmente importante sia dal punto di vista diciamo, della storia dell'agricoltura, del paesaggio agrario, sia dal punto di vista proprio della produttività. Siamo in piena pianura campana, dove qui c'è un livello di fertilità del suolo che è particolarmente elevato. Dovuto proprio alla superficialità dell'acqua di falda, no? Esattamente, e la natura anche dei terreni che sono, grazie diciamo al lavoro dei vulcani, che Rocca Monfina, Campi Flegrei e Vesuvio, che hanno generato questa qualità diciamo di territorio, considerato fra i più fertili del pianeta. La particolarità di questa cava, oltre al fatto di essere stata indicata all'epoca dal commissario Bertolaso come inizialmente come la cava che doveva essere destinata a discarica qui in provincia di Caserta. Sì, questo è uno dei funzionari diciamo, della provincia, insistevano per utilizzare questa cava per risolvere i problemi dell'emergenza rifiuti in provincia di Caserta. Questa è una cava di pianura, una cava per recuperare il tufo, si può vedere, e i lavori diciamo, della cava sono dismessi quando il proprietario ha intercettato la falda freatica. Successivamente col tempo poi qui sono stati sversati centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti prevalentemente industriali,
probabilmente, anzi sicuramente da fonderie e da altre, e innumerevoli altri prodotti che sono ancora a vista qua. Quindi questi sono rifiuti speciali industriali pericolosi, ovviamente abusivi. Abusivi, sì, lecito senz'altro. E non solo, ma è quello che la particolare gravità di questo sito è dato dal fatto che il percolato dei prodotti sversati va poi a fondersi con l'acqua di sorgente, che qui è ben visibile, e quindi abbiamo questo matrimonio, diciamo, mortale, perché essendo questa una falda freatica, gli inquinanti vengono trasferiti anche a 40-50 km di distanza, per cui, diciamo, difficilmente può essere monitorata o controllata, diciamo, le conseguenze, diciamo, di questa cava sul territorio circostante. Con gli anni i rifiuti tossici hanno formato una vera e propria collinetta che ormai riempie metà della cava. Nell'altra metà si è formato un laghetto di acqua sorgiva, la stessa che abbiamo visto sgorgare dalle sorgenti del Sarno. Noi stessi stiamo camminando su un concentrato di veleni, da cui emana un odore acre e irritante, che quando cala il vento trasforma la cava in una camera a gas. Noi da parecchio tempo stiamo chiedendo dei controlli specifici per verificare un pochino che cosa è nascosto qui sotto questo terreno, perché ci sono varie voci in giro e comunque ci sono stati dei rilievi fatti a suo tempo, fine anni 90, inizi 2000, dove si diceva che qui c'erano bidoni di rifiuti tossici che erano stati interrati. A quanto ammonta il numero? Una prima denuncia anonima ci parla di 3.000 fusti di sostanze tossiche. Attraverso i rilievi che si sono verificati da parte dell'Istituto di Geofisica della Presidenza del Consiglio si parla genericamente di circa 300 fusti. Da dove arrivino e cosa contengano è ancora in gran parte un mistero. Comunque le sostanze che sicuramente risultano essere, perché ci sono dei rilievi fatti dal laboratorio a suo tempo di igiene e profilassi di Caserta e dall'ARPAC recentemente lo scorso anno, qui c'è sicuramente cadmio e piombo. Non solo. Dalle fumarole che sono dall'altra parte fuoriescono idrocarburi policiclici aromatici. C'è benzene in notevole quantità, c'è toluene. Il benzene, ricordiamolo, è una sostanza appartenente alla prima classe tra le sostanze cancerogene. Quindi, voglio dire, però a tutt'oggi, nonostante che siano stati informati tutti gli enti preposti, nessuno si muove, almeno per delimitare l'area. E la paura, ancora una volta, è che dietro la ricerca di un buco dove smaltire rifiuti urbani si celi quella inconfessabile di farci sparire dentro anche rifiuti industriali. Del resto, persino nel pieno dell'emergenza rifiuti, la Campania ha continuato a importarne da fuori regione. Che fine hanno fatto, visto che non esiste sul territorio campano un solo impianto adatto a smaltirli? Insomma, una soluzione, quella delle cave usate come discariche, che rischia di diventare una bomba con la miccia molto corta e che i comitati hanno deciso di spegnere prima che possa esplodere, facendo ricorso alla Commissione europea. Noi siamo convinti che se si continua su questo piano, con questa logica commissariale, con questa logica di tipo emergenziale, nonostante l'emergenza sia stata formalmente dichiarata finita, comunque la Campania non farà nessun passo avanti, per cui è necessario che la Commissione europea non svincoli i fondi che sono destinati alla Campania in materia di gestione dei rifiuti. Quindi voi chiedete che questi fondi non vengano sbloccati? Chiediamo che questi fondi, se devono essere sbloccati, vengano comunque indirizzati alla realizzazione di impianti per il recupero della materia. Cioè è necessario comunque che si passi da una logica di smaltimento del rifiuto ad una logica invece di recupero della materia, che sarebbe l'unica logica possibile per evitare la realizzazione di ulteriori discariche e la realizzazione di costosissimi impianti di incenerimento.